Buonasera, prego accomodarvi che diamo inizio.
poi noi parliamo di interventi che avranno bisogno di tradursi, è questo che io vorrei sottolineare, tradursi in modelli organizzativi stabili all'interno degli uffici che queste istituzioni oggi presente noi tutti rappresentiamo. E per questo l'accordo non ha un termine di durata e io mi auguro che si mettano in campo dei modelli che possano avere durata e che perché credo che su questi modelli si fondi un po' anche quelle linee innovative del programma attuale della ministra Cartabia, che sono linee innovative ma che hanno bisogno per realizzarsi di una interazione tra uffici, una interazione tra istituzioni. E ci sarà da curare la formazione e l'università presente e ci ha seguito passo passo in questi 2 anni e continuerà a fare a rappresentare per noi un apporto di approfondimento scientifico e di cura della formazione. Ma sarà importante anche poter contare sulla base delle quali poi gli obiettivi potranno essere perseguiti, perché ogni organizzazione, se si pone un obiettivo, deve poi mettere in campo le risorse necessarie. Io penso sempre ai principi sovranazionali e a come descrivono il servizio di probation. Sono servizi che sono il cuore della giustizia e debbono essere considerati tali dalla comunità, quindi devono avere un'autorevolezza. Io questo è un po' anche l'auspicio di questo cambio di passo che noi ci auguriamo. Abbiamo concretamente istituito un osservatorio che continuerà a monitorare la funzione di questa rete che oggi andiamo a creare. Ci sarà anche fisicamente uno sportello informativo in tribunale dove le informazioni e le iniziative potranno essere pubblicizzate, e poi abbiamo una pagina web che credo che possa essere importante anche per rendere più facile l'accesso a questi istituti. La messa alla prova ancora fatica un po' ad essere attuata. E quindi la società Zucchetti ci ha aiutato molto nella realizzazione del sito, e con il sito noi praticamente abbiamo in sostanza rappresentato le due mani che si incontrano. Sì. Le rubo un attimo la parola. Non so come fare. Scusi Presidente, non vi nego l'emozione e l'entusiasmo del gruppo Zucchetti nell'aver affiancato la Presidente Palmisano nella realizzazione di questo progetto. Progetto che, come diceva la Presidente, può essere già, se volete, descritto da quella che è stato il simbolo che abbiamo disegnato. Un logo semplice, se volete umile, lineare, ma che in sé lancia un messaggio fortissimo, due mani aperte che si tendono, che si avvicinano, proprio ad indicare il volere di questo progetto di andare ad avvicinare la comunità al mondo giustizia. E per questo motivo l'informatica non può che essere un tassello per agevolare questo obiettivo. A fianco della Presidente Palmisano abbiamo disegnato questa pagina web che da oggi sarà disponibile sul sito del Tribunale di Roma attraverso quel logo che abbiamo appena visto, e che metterà in campo inizialmente 2 servizi. Ho sentito parlare di innovazione e direi che questi sono 2 servizi innovativi a disposizione della comunità. Il primo servizio sarà la possibilità per l'avvocato di presentare la domanda di messa alla prova da casa, da ufficio, da smartphone, da dispositivo mobile, attraverso dei passaggi guidati che lo porteranno a comporre come oggi la domanda di messa alla prova, ma senza la necessità di recarsi fisicamente in tribunale, perché da piattaforma potrà essere spedito, depositato in tribunale. Il secondo servizio che mettiamo in campo è altrettanto finalizzato a efficientare tempi e risultati attraverso la possibilità di
prenotare la richiesta di colloquio con gli assistenti sociali su un calendario che mostrerà esclusivamente le disponibilità di giorni e di orari che l'ufficio metterà, scusate la ripetizione, a disposizione. Con questo quindi l'avvocato si recherà solo il giorno e l'ora nel quale si è prenotato per il colloquio con l'assistente sociale. Ringraziandovi e sperando che questi siano solo due iniziali servizi messi a disposizione della comunità e che il Tribunale intende oggi presentarvi. Grazie. Bene, grazie. Grazie. Grazie al Presidente Palmisano e grazie al Dottore. Presidente Zingaretti, prego. Bene, grazie, veramente un minuto. Come ha detto il Presidente Meliadò, questo pomeriggio siamo qui per qualcosa di più che una pur importantissima firma di un protocollo, di un accordo che darà vita a una stagione di collaborazione nuova sui temi che abbiamo ora ascoltato, e quindi ringrazio tutti i coprotagonisti. Qualcosa di più in primo luogo perché in qualche modo è la ripresa di, anche in questo modo, di un ritmo di vita post-Covid che su tanti temi ci ha fatto soffrire e solo su quelli più evidenti si è raccontato e si è riflettuto. E invece riprende un percorso verso una piena normalità. E in secondo luogo perché io credo che in qualche modo anche in questo caso la collaborazione interistituzionale è la garante dell'affermazione della piena rispetto di tanti principi costituzionali che senza una collaborazione tra gli attori diversi dello Stato in realtà non sarebbero mai rispettati. La Costituzione è regole, principi e valori, ma è anche un programma da attuare, come diceva Calamandrei, e per attuare tanti aspetti di quel programma noi dobbiamo ricorrere a forme di collaborazione e unione dentro obiettivi comuni di tanti attori dello Stato, anzi all'interno delle istituzioni a più attori che nel caso nostro, in questo caso, dal garante dei detenuti alla sanità, alle ASL, convergono per fornire un rispetto di un principio costituzionale. In questo caso l'articolo 27 della Costituzione, che come sappiamo fa riferimento alla piena rispettosa della dignità umana, e attendere a un principio di rieducazione e di rispetto dell'individuo anche quando condannato. L'obiettivo, il raggiungimento di questo obiettivo, se fosse nelle mani di un singolo attore civile, sociale, istituzionale, probabilmente sarebbe irraggiungibile. C'è bisogno invece di collaborare, di cooperare, come questo documento e questo accordo indica, ripeto, per inverare fino in fondo aspetti delicatissimi che riguardano la dignità umana e in qualche modo misurare anche la civiltà di un sistema paese che esercita la propria funzione di garante rispetto della legge, delle regole e del diritto, ma accanto ad essa dentro dei principi di civiltà che vanno ugualmente rispettati. Quindi benissimo che si parte con questa nuova sperimentazione. È inserita, io ci tengo a dirlo, dentro uno sforzo che malgrado tutto noi in questo territorio abbiamo tentato di tenere sempre vivo nei casi drammatici come quello della garanzia dell'assistenza sanitaria, della vaccinazione dentro gli istituti penitenziari, è molto importante, molto controversa, ma io sono orgoglioso su questo dei salti in avanti che abbiamo fatto anche rispetto agli standard nazionali. Riguardo alle REMS, oggi noi, 8 anni fa non ce n'era nessuna, abbiamo una rete di 6 REMS per 106 posti letto dentro la rete sociosanitaria della nostra regione. Presto concluderemo l'esperienza di Ceccano, poi quella di Palombara, e quindi offriremo, anche se in una situazione ancora molto complessa, una rete di presa in carico di un diritto, di un rispetto del diritto legato alla pena, ma anche di salvaguardia di principi di civiltà che si sono contemplati non da un libro ma dalla Costituzione Repubblicana, che a tutti noi, articolo 3, dà una missione, quella di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono alla dignità della persona.
così come tanti progetti, ne cito due che io credo molto importanti: la grande esperienza partita sulla telemedicina al polo penitenziario di Rebibbia, che è un salto in avanti perché garantisce la garanzia e la tutela della salute veramente in maniera più tempestiva e sgrava tutta la struttura penitenziaria della sicurezza da incombenze che spesso portano a non garantire il diritto alla salute della popolazione carceraria, e invece la telemedicina dà immediatamente la possibilità di un consulto medico per patologie anche non gravi, ma non per questo trascurabili perché si è dentro una struttura penitenziaria, e vorremmo sviluppare questo percorso della telemedicina, questo sì realizzatosi grazie alla pratica Covid e quindi a quanto tutti aspetti dello Stato e della nostra vita il tema della teleassistenza o dell'apprendimento a distanza ci aiuta, anche riguardo al fatto che il PNRR e i nuovi investimenti che stiamo facendo collocheranno tra le grandi novità e innovazione quello della telemedicina, della cura a distanza, della domiciliazione, delle cure che si avvicinano alle persone, dedicherà una parte importante delle risorse. E noi vorremmo che questo avvicinarsi alle persone sia un avvicinarsi a tutte le persone che sono portatori e portatrici in questo Paese di un diritto, e anche appunto chi in questo caso si ritrova dentro una condizione o penitenziaria o di necessità di scontare una pena. Quindi è un passaggio molto molto delicato, si aumenta la qualità del servizio, e la cosa importante, anche per questo siamo tanti, che il raggiungimento di questo obiettivo è possibile solo se si fa così, e cioè se in tanti attori si uniscono su un obiettivo comune e condividono un pezzo di strada, altrimenti rimarrà il principio costituzionale, ma che poi non arriverà mai ad essere concretezza per la vita di tantissime persone. Quindi benissimo, grazie a chi ovviamente nell'istituzione, per quanto ci riguarda regionale, su questo, ma qui ne abbiamo alcuni, parlerà dopo il dottor Tanese, comunque sono in una fase operativa, con l'obiettivo di estenderlo ovviamente in tutto il nostro territorio regionale. Grazie. La parola ora al professor Gualtieri, sindaco di Roma. Grazie Presidente, un saluto a tutti. Effettivamente questa è una bellissima occasione non solo di sottoscrivere un protocollo importante, ma di manifestare concretamente la coesione, la collaborazione tra le istituzioni e la piena consapevolezza, attiva consapevolezza di Roma Capitale, della Regione Lazio, che i temi della giurisdizione, i temi, come diceva il Presidente Meliadò, di una necessaria non solo deflazione ma civilizzazione del carico giudiziario, sono problemi di tutta la comunità territoriale che ci devono vedere impegnati insieme e che solo insieme possono essere affrontati coerentemente con lo spirito del dettato costituzionale. Noi con questo protocollo e col lavoro, con la sperimentazione, col lavoro comune delle istituzioni, rafforziamo la sicurezza collettiva, perché prendere in carico chi commette reati e aiutarlo a uscire dalla criminalità è un'azione di prevenzione di enorme valore. Rafforziamo la salvaguardia dei diritti di tutti, a partire dalla popolazione carceraria, perché lavorare a pene alternative quando, alla detenzione, quando il reato lo consente, è una questione di civiltà, soprattutto quando ad essere coinvolte sono persone già fragili. Questo accordo ci aiuterà a rafforzare azioni concrete su temi che, sui quali il Comune assieme alle istituzioni vuole fare la sua parte, sostegno sociale, formazione, sanità, che sono credo i tre pilastri su cui dobbiamo puntare per migliorare il sistema
detentivo il nostro territorio e il reinserimento sociale. Noi così, con questo, insomma, si rafforza il percorso che riguarda misure alternative e si va oltre, si consente anche con la sperimentazione di rafforzare il lavoro che per esempio Roma Capitale fa già da protocollo della convenzione del 2007 col Tribunale Ordinario di Roma per l'accoglienza dei soggetti sottoposti al lavoro di pubblica utilità e che noi naturalmente siamo pronti a rinnovare. Come sapete, con questa convenzione Roma Capitale offre già una pluralità di servizi di natura socio-assistenziali, 5 case di accoglienza in favore della popolazione detenuta, la casa di Leda per donne detenute con figli minori, una lavanderia sociale presso Regina Coeli, servizio di trasporto in favore dei figli minori di donne detenute, una ludoteca presso sempre la casa circondariale di Regina Coeli e il Comune eroga una gamma di interventi in favore dei soggetti in espiazione di pena in ambito culturale, di orientamento e inserimento lavorativo, perché lavorare è fondamentale, aiuta chi ha commesso un reato a stare meglio, ad avere più fiducia in se stesso, negli altri, a credere nelle istituzioni dello Stato. Ora, il nostro impegno con questo accordo e con la sperimentazione intorno alla ASL Roma 1, che ringrazio, come ringrazio la Regione Lazio per il lavoro molto importante, molto positivo su questo fronte, insieme naturalmente a tutte le strutture del sistema della giustizia di Roma, il Tribunale, è quello di fare ancora di più per rafforzare questa offerta e rendere più completa la presa in carico di persone con fragilità e in regime detentivo. E qui c'è questo tema del monitoraggio che è molto importante, come si è visto, delle criticità dovute al disagio psichico, sociale, relativo alle dipendenze di chi commette reato, che diventa un'azione centrale per il reinserimento delle persone, così come molto importante il lavoro sull'housing sociale per i senza fissa dimora, su cui stiamo lavorando, che possono beneficiare degli arresti domiciliari. Tutto intorno ai principi della Costituzione e in una collaborazione molto stretta tra le istituzioni e anche lavorando sulla base di una precisa identificazione dei bisogni effettivi, avvalendoci dell'osservatorio istituito presso la Presidenza del Tribunale, che ci aiuterà anche in futuro per orientare meglio l'offerta di servizi. E poi naturalmente nel quadro anche di un più generale impegno su tanti fronti, a partire naturalmente dall'utilizzo migliore possibile delle risorse del PNRR anche in questo ambito. Quindi grazie a tutti quanti hanno lavorato a questo risultato e a quanti da tempo sono impegnati su questo fronte così importante, noi ci siamo a fianco di tutte le altre istituzioni. Grazie. Grazie a lei, Sindaco. Prende ora la parola il Presidente del Tribunale di Roma, il Dottore Reale. Prego. Grazie Presidente, voglio innanzitutto ringraziare il Presidente Migliadò per averci ospitato a causa della indisponibilità momentanea della sala musica, che è diciamo la nostra sala riunioni, per la sottoscrizione di questo accordo. Ringrazio poi ovviamente tutte quante le autorità intervenute e coloro tra queste autorità che verranno, che poi subito dopo sottoscriveranno questo accordo. Un ringraziamento particolare non può andare ovviamente che alla collega Palmisano, che si è molto impegnata in questo progetto, che peraltro si pone nel solco di un'attività già da anni iniziata e che credo avrà sviluppi ulteriori. Voglio riallacciarmi a quello che ha detto il Presidente Megliadò quando ha affermato che questo progetto esalta un qualche cosa che non ha solamente un carattere deflattivo. Sono pienamente d'accordo su questo, perché di questo progetto se ne deve cogliere il senso più profondo, che non è solamente quello di alleggerire il sovrappopolamento delle nostre istituzioni penitenziarie, sovrappopolamento che tra l'altro, notizia di qualche giorno fa, è stato nuovamente evidenziato dalla stampa.
ma questo accordo deve essere, si deve porre in un solco verso, lungo il quale si deve snodare l'attività dell'esecuzione penale, che deve ormai superare, secondo quello che ritengono i più moderni studi criminologici, l'equazione pena-custodia intramuraria. Perché? Perché questi studi criminologici hanno provato che solamente attraverso una custodia alternativa, attraverso l'utilizzo di quelle che in senso atecnico onnicomprensivo possiamo chiamare misure alternative, si può meglio realizzare quello che è il fine ultimo dell'esecuzione penale secondo la nostra Costituzione, e cioè la rieducazione del reo. Naturalmente non posso non considerare che nuova direttrice che deve intraprendere il sistema penale non è molto avvertita alla pubblica opinione, per un semplice motivo: perché fa molto più notizia il reato commesso da un soggetto, ad esempio ammesso in semilibertà, che non gli effetti positivi portati da un'esecuzione alternativa della pena. E su questo credo che forse tutti quanti noi ci dobbiamo impegnare nel dare maggiore pubblicità ai risultati raggiunti attraverso con il reinserimento del reo nell'alveo sociale attraverso queste misure. E su questo credo che dovremmo pubblicizzare sia nel nostro sito web, ma chiedo su questo anche il conforto degli organi forensi ed anche delle istituzioni universitarie, per acquisire dati e dare pubblicità agli aspetti positivi di un'esecuzione penale, ripeto, che non sia meramente carceraria. Questo è un accordo che si è potuto realizzare, si potrà realizzare attraverso la cooperazione di vari soggetti, e credo che il Tribunale di Roma non possa che manifestare la più completa disponibilità nell'affrontare le problematiche da cui è aggravato, e che sono molte, proprio coinvolgendo tutte le altre istituzioni, gli enti locali, gli organi forensi e l'università. E proprio a questo proposito spero che l'incontro che ci sarà lunedì pomeriggio presso il gabinetto del sindaco possa essere un ulteriore passo in avanti per risolvere o tentare di risolvere uno dei problemi più gravi, cioè quello dell'edilizia penitenziaria, cioè la realizzazione del cosiddetto quarto palazzo. Ringrazio ancora tutti quanti per essere intervenuti e per la fattiva collaborazione che presteranno all'esecuzione di questo accordo. Grazie Presidente. Grazie a te. Dottoressa Lotti, prego, per la Procura di Roma. Grazie Presidente, porto innanzitutto i saluti del Procuratore Lovoi, che non è potuto oggi intervenire, e vorrei sottolineare semplicemente, a parte i personali complimenti per la collega Palmisano, che ha fatto veramente un lavoro straordinario di impulso e di coordinamento, coinvolgendo veramente tutti gli attori di questo progetto in una maniera straordinaria. Volevo brevemente sottolineare il valore, a mio giudizio, assolutamente paradigmatico di questa esperienza. Prima di tutto in termini di metodo: c'è un problema, lo decliniamo, lo analizziamo, vediamo quali possono essere i percorsi più adeguati per poterlo affrontare, vediamo quali sono le prospettive, lo affrontiamo insieme. Quindi un momento nel quale i diversi attori, non avendo, come dire, a mente le proprie personali esigenze, ma avendo di mira l'obiettivo, lavorano nell'interesse di tutti coloro che appunto possono portare il loro contributo. Il reato è molto spesso frutto di disagio. Se noi non interveniamo sul disagio, è evidente che facciamo un lavoro parziale. La giustizia penale
non è un mondo separato rispetto al contesto. È un'affermazione che sembra banale, ma se noi la viviamo in ogni momento riusciamo a dargli un significato profondo e più fattivo. Non è un mondo separato, quindi se non vede quello che c'è oltre il momento repressivo è come se fosse monca. La giustizia è una risorsa, la giustizia in tutte le sue componenti può essere una risorsa, ma diventa una risorsa nel momento in cui crea, valorizza, analizza il legame e le problematiche che vi sono tra il proprio essere e quello che è il contesto nel quale si generano i problemi che deve istituzionalmente affrontare. Questo è un momento, è un modo per relazionare l'esterno con il nostro mondo, cercando di vederne quali sono i profili costruttivi. La risorsa come giustizia in questo caso trova un senso assolutamente costruttivo e veramente convengo con quello che diceva il Presidente del Tribunale sull'esigenza di cercare di far percepire questo aspetto, cioè noi tutti in questo progetto, in questo percorso cerchiamo di dare un contributo costruttivo. Il reato crea un danno, crea una frattura, crea un estremo disagio nella relazione tra la collettività e l'istituzione. Si tratta di riparare questo danno. L'affrontare con le misure alternative nelle sue varie declinazioni, in questo caso abbiamo già la concretezza della messa alla prova attraverso il protocollo, cerca di ricucire questo danno. Cerca di ricreare un legame tra la persona e la collettività, tra la giustizia nelle sue varie componenti e la collettività e produce una risorsa che giustamente deve essere perseguita come tale. È chiaro che c'è un percorso culturale da valorizzare ulteriormente, da portare avanti ulteriormente e che tocca tutte le componenti, compresa quella inquirente. Se fino dall'inizio delle storie, fino dal momento in cui noi prendiamo in carico il reato e prendiamo in carico la persona, riusciamo a fornire un quadro più ampio, un quadro più preciso della situazione delle persone, dei soggetti che sono coinvolti, contribuiamo nel percorso poi successivo a meglio creare i presupposti per individuare la casistica nella quale poi si può sviluppare un percorso di tipo riparativo. Quindi anche da parte dell'inquirente si tratta proprio di affrontare questo percorso, di coltivarlo e di andare avanti culturalmente, operativamente. Questo peraltro ci proietta, come veniva anche questo già sottolineato dalla collega, in un trend internazionale che può essere assolutamente utile verificare ulteriormente in maniera anche, perché no, da mettere a confronto queste esperienze con altre che si stanno sviluppando nei diversi paesi. Per cui, ecco, con grande convinzione siamo qui per sottoscrivere il protocollo e ancora una volta complimenti al bellissimo lavoro che è stato portato avanti. Grazie Lucia. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la sì, prego. Mi intrometto perché per agevolare un po' poi velocizzare i tempi, perché so che molti di voi devono allontanarsi a breve. La segreteria della Presidenza può intanto passare con il testo del protocollo, così mentre ascoltiamo possiamo iniziare ad apporre le firme. Perché ci tengo insomma che poi l'intervento del Presidente Lattanzi possa. Prego. Sì, allora grazie, buongiorno, scusatemi un po' di ritardo, ma ero un convegno. E ci tenevo a portare il saluto della famiglia forense romana rispetto a un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto e sostenuto fin dal primo momento, quindi mi unisco ai ringraziamenti nei confronti della dottoressa Palmisano che si è fatta in qualche modo coordinatrice di questa iniziativa e si è assunta il compito di mettere insieme tutti i vari
soggetti istituzionali coinvolti, quindi è riuscita a realizzare questo concerto interistituzionale al quale si faceva riferimento prima. Ho apprezzato anche la possibilità di fruire di questo servizio attraverso uno strumento moderno che è quello telematico, che consentirà di risparmiare tempo a noi difensori e anche al personale di cancelleria, e quindi consentirà una più agevole fruizione, di beneficiare in maniera ancora più comoda del servizio. E condivido l'osservazione che ha fatto il Presidente Reali circa la necessità di pubblicizzare i risultati positivi che noi otteniamo con questi strumenti alternativi al ricorso alla carcerazione. Questo credo che sia un passaggio molto importante, perché ovviamente dal punto di vista comunicativo fa molta più notizia un soggetto che si comporta scorrettamente dopo aver fruito di benefici, ma a fronte di quello ce ne sono tanti altri che vengono reinseriti, che vengono recuperati alla società civile e che quindi consentono di applicare appieno le previsioni costituzionali che sono state richiamate. Su questi temi credo di poter parlare a nome dell'Avvocatura, dell'Associazione Nazionale Forense, della Camera Penale, insomma anche delle associazioni che compongono questo nostro variegato mondo. Credo di poter dire che noi ci siamo, saremo a fianco di queste iniziative e davvero ci vogliamo investire anche noi tanto, perché riteniamo che come primi in qualche modo custodi dei diritti e delle libertà dei cittadini che si rivolgono in prima battuta a noi, dobbiamo far parte di questo percorso sociale e costituzionale di evoluzione della nostra società. Grazie. Grazie a lei, Presidente Galletti. Dottore Tanese, prego. Buon pomeriggio, io aggiungo poco a quello che ha già detto il Presidente della Regione Nicola Zingaretti. Sicuramente questa collaborazione si inserisce sulla scia di un lavoro che in questi anni ha visto una grande collaborazione, anche nuova, devo dire, tra il Servizio Sanitario e la Magistratura, perché è evidente che ci sono molti ambiti per i quali, come è stato già sottolineato, molti reati o molti autori di reati hanno a che fare con patologie, soprattutto da dipendenze o che coinvolgono il nostro Dipartimento di Salute Mentale, soprattutto per il quale le competenze come dire, cliniche e sanitarie possono fare la differenza, diciamo, nell'affrontare diciamo, nella maniera migliore dei percorsi anche di recupero. Quindi la sanità penitenziaria, qui c'è il dottor Quintavalle che coordina la sanità penitenziaria, diciamo in questi anni ha lavorato su molti ambiti. Dico soltanto una cosa nello specifico di questo protocollo: se noi pensiamo che ci sono tanti giovani per i quali l'uso di sostanze, ad esempio, o delle patologie possono essere, come dire, valutate e inserite in un percorso di cura, questo ha una valenza anche di prevenzione, di interventi quindi precoci che noi già facciamo nell'ambito del nostro servizio sanitario, che non escludono quindi chi invece come dire, è all'interno di un contesto che ha a che fare con la giustizia. E quindi una forma anche di equità, se vogliamo. Io da questo punto di vista ringrazio molto, lo voglio dire qui, il nostro direttore del Dipartimento Salute Mentale, dottor Ducci, e la dottoressa Adele Di Stefano, perché le competenze poi sono fondamentali. Insieme alla Presidente Palmisano hanno fatto un lavoro di cui io sono veramente onorato, insomma, di un'azienda che in questo caso cerca di dire, ancora di più costruire una sperimentazione che possa essere utile per tutto il territorio romano, per la nostra regione. Grazie, abbiamo concluso, ho visto che è già stato sottoscritto il protocollo. Io ringrazio Zingaretti, il sindaco di Roma e tutti gli interventori e sottoscrittori del protocollo, naturalmente anche l'Avvocatura e gli uffici giudiziari romani. Grazie ancora, inizia ora la seconda parte con la tavola rotonda. Sì, che non chiamerei tanto seconda parte perché vorrei che fosse un sì, continuo, certo. Ma per poter dare poi anche la parola a tanti altri protagonisti di questo percorso. Chiamerei quindi arrivederci.
volete sedere accanto a me? Il presidente Lattanzi, sì, e il professor Bronzo. No, ma lo fa. Chiamerei anche accanto gli altri protagonisti della... Sì. Sicuramente. Ecco, allora io adesso diciamo che ascoltiamo l'intervento del presidente Lattanzi e... che è inutile, non avrei le parole né ha bisogno di alcuna presentazione. Quello che ricordo e che forse dà il senso anche dell'avvio del nuovo corso che il Ministero ha lanciato con il suo programma, secondo me forse questo nuovo corso, io non stento a credere che fonda su quel progetto coraggioso e innovativo e altrettanto però semplice, che è partito quando il Presidente Lattanzi ha portato la Corte Costituzionale dentro le carceri, perché credo che quel messaggio così semplice di mettere in relazione e mettersi in ascolto del detenuto, ascoltando le domande e cercando di dare non solo la risposta che sta nei principi della Costituzione, ma è proprio il mettersi in ascolto, la parte più importante forse di quel viaggio. E credo che dall'inizio di quel viaggio, poi il Presidente Lattanzi ha accompagnato la magistratura e i principi che ci governano in tutte le fasi della sua carriera e del suo percorso. L'ascoltiamo. Ma grazie, sì, adesso l'accompagnata alla magistratura mi fa pensare, avendo sentito il Presidente Migliadossu i problemi dell'edilizia giudiziaria, che non cambia, però le cose sono cambiate, cioè quando io sono entrato in magistratura si parlava dei problemi di edilizia giudiziaria, oggi si parla dei problemi di edilizia giudiziaria. Devo dire che però all'epoca l'edilizia giudiziaria romana era costituita da Piazza Cavour, in cui c'era tribunale, corte d'appello e corte di Cassazione, e da, se non ricordo male, via Giulia e via del Governo Vecchio, in cui c'erano le preture. Io credo di aver inaugurato qui i palazzi della pretura, se non ricordo male, nel 1996. Oggi il problema ancora esiste, però guardandomi intorno devo dire che qualche cosa nel frattempo è stata fatta. Comunque, insomma, il problema esiste, le cose si fanno lentamente. Però venendo ad oggi, questa iniziativa promossa dal Tribunale di Roma, dalla Procura della Repubblica di Roma, dall'Ufficio di Esecuzione Penale, da una quantità di enti, di associazioni, fa seguito a quelle precedenti assunte con i protocolli del 2014 e del 2017 e con l'accordo di collaborazione del marzo 2020. Credo che si tratti di iniziative di grande importanza, oltre che naturalmente per l'aiuto ad affrontare procedure non sempre semplici e per il sostegno di vario genere, è stato ricordato, a persone svantaggiate, anche perché si inseriscono, è stato detto, in una visione nuova della giustizia penale,
l'ha ripetuto da ultimo qui il presidente Palmisano, e soprattutto richiamo l'attenzione sull'esecuzione penale, facendolo uscire da una specie di isolamento, da un cono d'ombra nel quale l'esecuzione penale, specie quella carceraria, si trovava rispetto alla vita collettiva del paese. Anche indipendentemente dagli umori che negli ultimi anni venivano manifestati con frasi del tipo marcire in carcere, gettare la chiave, indipendentemente da questo, il mondo delle carceri veniva percepito come qualcosa di separato, un altro mondo, in cui le mura e le grate non costituivano soltanto una separazione fisica, ma costituiva una separazione ideale rispetto alla società e ai suoi ordinamenti. E non molto dissimile era la situazione dell'esecuzione penale esterna, che non era molto conosciuta e comunque veniva vista con sospetto, con scetticismo. Come ricordato Presidente Palmisano, la Presidente Palmisano, io sono ancora abituato molte volte a utilizzare il maschile, e la Corte Costituzionale nel 2018 ha intrapreso quello che noi abbiamo chiamato il viaggio nelle carceri, che ha fatto seguito a un altro viaggio che è stato il viaggio negli istituti scolastici. È cominciato nel 2018 a ottobre a Re Bibbia, è proseguito a San Vittore, a Nisida, a Terni, a Genova e infine a Lecce. Ed è stata questa esperienza per noi giudici, un'esperienza per noi giudici e aggiungo per i detenuti, un'esperienza particolarmente coinvolgente, che poi risulta chiaramente dal filmato, io non so se qualcuno l'ha visto, dal filmato che è stato realizzato proprio con riferimento a questo viaggio nelle carceri. Filmato che poi è stato proiettato in molti luoghi, in molte sedi, fino a quando poi è sopravvenuta la pandemia e diciamo questa proiezione è cessata. E il nostro discorso nelle carceri, il discorso della Corte Costituzionale, ha inteso proprio rappresentare il riconoscimento costituzionale della dignità delle persone detenute, indicare che tra il dentro e il fuori delle mura delle carceri non esistono barriere ideali, ma solo barriere fisiche, e che nella Carta Costituzionale il carcere non significa esclusione, ma impegno per l'inclusione attraverso un'opera di socializzazione alla quale non deve mancare l'apporto delle stesse persone detenute. Alle persone detenute abbiamo detto: nel progetto della Costituzione ci siete anche voi, e la pena ha soprattutto la funzione di preparare il vostro reinserimento nella società. E vi posso assicurare che il discorso è stato capito. Ci sarebbe molto da dire su questa esperienza, ma io voglio solo ricordare due episodi. Un episodio che è quello dell'inizio del viaggio a Re Bibbia, quando è stato suonato l'inno di Mameli, detenuti in piedi parecchi e si vedono nel filmato con la mano sul cuore. Quando io in un secondo momento poi sono andato nel carcere femminile di Bibbia, a un certo punto nella biblioteca sono stato avvicinato da una donna, credo, mi pare ricordare, rumena, che mi dice: sai, io quel giorno in cui appunto è venuto per la prima volta a Re Bibbia, c'ero e ho capito che la Costituzione anche per noi è uno scudo. Effettivamente era l'espressione che avevo usato, avevo detto la Costituzione è uno scudo,
è uno scudo per tutti ed è uno scudo forse soprattutto per voi, cioè chi si trova, per chi si trova in condizioni in qualche misura di debolezza rispetto alle istituzioni. No, questo per dire il coinvolgimento di questo nostro viaggio, sempre per chi ha visto, anzi per chi non ha visto il film, c'è un momento in cui Dario De Pretis, che è un giudice della Corte Costituzionale, mi sembra nel carcere di Lecce abbraccia una detenuta e si vedono due lacrime che... E questo è il discorso del carcere e il ricordo del nostro viaggio. Però è da aggiungere, è stato detto prima sia dal Presidente Mediadò che dal Presidente Reali, che la pena non può essere solo quella detentiva e dall'altro che la commissione di un reato non deve necessariamente comportare l'applicazione di una pena. E secondo me è proprio in questo contesto che si inserisce l'accordo che oggi è stato sottoscritto tra varie istituzioni. Nel contesto in cui al reato si tenta di rispondere non col carcere e qualche volta, come per esempio nella messa in prova, la messa alla prova, anche non con una pena. Si legge nel... nel documento di oggi, che mi pare che appunto è quello relativo all'accordo di rete, che le varie istituzioni che collaborano si propongono l'obiettivo di valorizzare gli istituti che prevedono percorsi di responsabilizzazione nell'ambito della comunità per i soggetti entrati nel circuito penale, tra cui la messa alla prova, l'estinzione del reato per condotte riparatorie, la sospensione condizione della pena subordinata a prestazioni di attività non retribuita, ovvero a specifici percorsi di recupero per i condannati per delitti di violenza domestica o di genere, la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per reati commessi dai tossicodipendenti, la misura degli arresti domiciliari nei confronti di tossicodipendenti che intendono sottoporsi a un programma di recupero. E ancora di semplificare l'accesso a tali istituti, in particolare la messa alla prova, anche mediante la predisposizione di un nuovo protocollo che è stato operativo, che è stato illustrato, che fa parte integrante dell'accordo. Ecco, il riferimento contenuto a tutti questi istituti, diversi dalla detenzione, previsti oggi dall'ordinamento penale, rende chiaro quanto questo, quanto l'ordinamento penale negli ultimi tempi si è modificato. Fino a non moltissimi anni fa, fino a quando facevo il giudice penale, voi mi direte forse allora erano moltissimi anni fa, fino a quando facevo il giudice, il sistema aveva soltanto da un lato la pena e dall'altro la sospensione condizionale. E mi ricordo che in molti ci chiedevamo: ma che senso ha un processo complesso per arrivare poi a una pronuncia che è quella della sospensione condizionale, che finisce con l'essere priva di effetti e se non quello di far estinguere il reato? Cioè, già allora a noi sembrava molto più sensata una sospensione del processo che era prevista in altri ordinamenti, la sospensione del processo da un lato era meno, fra virgolette, punitiva nei confronti dell'imputato poi condannato e dall'altra era meno onerosa anche per la collettività, aveva un effetto deflattivo. E finalmente con la legge 67 del 2014 è stata introdotta nel nostro ordinamento la sospensione del procedimento con messa alla prova, che appunto da un lato costituisce un strumento di deflazione e dall'altro inserisce l'imputato in un percorso risocializzante, che è quello di cui poi stiamo parlando quando parliamo di giustizia di comunità, collegato con l'ufficio per l'esecuzione penale esterna.
E appunto uno dei frutti più importanti del protocollo d'intesa del 2017, che poi è stato riprodotto, è stata l'istituzione nel Tribunale di Roma dello sportello MAP, che immagini significa messa alla prova. Però perché sempre questi acronimi, per cui uno li legge e dice ma che significa? E poi deve cominciare a pensare, a inventare. Vabbè, insomma, sportello MAP, che io chiamerei sportello messa alla prova, presso il quale gli interessati potevano assumere informazioni utili e presentare la richiesta di redazione del programma di trattamento per la messa alla prova. Questo sportello, che ha svolto bene la propria funzione, è destinato, se ho capito bene, con l'accordo di rete di oggi, ad essere potenziato e ad assumere ulteriori funzioni, modificando anche la denominazione originale da quella di sportello MAP in quella di sportello MAP e servizi territoriali integrati, potremmo dire sportello MAP STI, con l'aggiunta ai servizi già svolti per la messa alla prova, altri servizi per le persone arrestate, per le vittime di reati e per le persone prive di una dimora stabile, stranieri o persone in condizioni di marginalità, persone che non potrebbero altrimenti, per esempio, essere messe agli arresti domiciliari proprio perché non hanno un domicilio. Ecco, io penso che per effetto della legge 134 del 2021, la cosiddetta riforma Cartabia, l'attività dello sportello sia destinata ad aumentare, perché gli istituti destinati a impegnare per l'esecuzione penale esterna la società civile sono stati in vario modo incrementati, in particolare con l'introduzione delle pene sostitutive e tra queste del lavoro di pubblica utilità, con l'estensione dell'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento commessa alla prova e infine con il nuovo istituto della giustizia riparativa. Così la giustizia riparativa è uscita da una nicchia che era costituita da un numero limitato di operatori, entusiasti e di studiosi che avevano iniziato a praticarla, ne discutevano e la teorizzavano, ed è entrata a pieno titolo nel nostro ordinamento. Per la maggioranza degli operatori giuridici l'espressione giustizia riparativa evoca essenzialmente la riparazione del danno in una visione unilaterale, incentrata sul reo, con l'idea tutto sommato di qualcosa che serve per un trattamento penale attenuato. Non è così, la giustizia riparativa va collocato in una visione bilaterale che fa riferimento oltre che al reo, fa riferimento oltre che al reo, ma anzi in primo luogo alla vittima, fa riferimento oltre che al reo alla vittima e anzi in primo luogo alla vittima, o forse potremmo anche parlare di una visione trilaterale che comprende anche il mediatore, che è, diciamo, una figura tipica della giustizia riparativa. Quindi nella legge 134 la giustizia riparativa, cito fra virgolette, è, diciamo, vista e concepita nell'interesse della vittima e dell'autore del reato. Quindi la vittima viene prima ancora dell'autore del reato. E tutto questo secondo la logica della riconciliazione, della ricomposizione del conflitto, che è propria della giustizia riparativa. Per l'attuazione della giustizia riparativa la legge prevede l'autorizzazione alla spesa di oltre 4 milioni di euro e il dato non è più di significato se si considera che nel passato anche la mancanza della necessaria copertura finanziaria aveva ostacolato lo sviluppo della giustizia riparativa già prevista nella riforma, nella cosiddetta riforma Orlando. Come si sottolineava nel documento finale elaborato nell'ambito degli stati generali dell'esecuzione penale proposti dal Ministero della Giustizia, il cui tavolo 13 era intitolato appunto giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato, la giustizia riparativa propone un approccio al reato complementare alla pena, volto ad offrire risposte adeguate ai bisogni di giustizia di tutti i protagonisti della vicenda penale,
vittime, autori di reato, comunità. La giustizia riparativa si concentra soprattutto sulla vittima, il cui ruolo non appare sufficientemente valorizzato nella teoria e nella prassi della giustizia penale classica. Questo era nel documento finale che ho citato. In sostanza, la giustizia riparativa mira a una ricomposizione della fattura determinata dal reato in modo da incidere sulla domanda di punizione, e sotto questo aspetto la riparazione può soddisfare anche esigenze di prevenzione generale dei reati, proprio perché tende a far venire meno la domanda della vittima di punizione. E poi, per altro verso, invece è funzionale la prevenzione speciale, lì dove appunto porta il reo a una forma di risocializzazione. Fulcro della giustizia riparativa sono da un lato la mediazione e dall'altro i programmi. Tornano i programmi e quindi torna ancora una volta lo sportello MAP, ai quali la delega prevede la possibilità di accesso in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena. Siamo in presenza dunque di un ulteriore significativo passo in quel mutamento dell'ordinamento penale che ho ricordato dall'inizio e che, come ho detto, hanno ricordato anche i presidenti Mileto e Reali. Mutamento che ha determinato il superamento della tradizionale concezione carcerocentrica attraverso la ricerca di vie diverse per superare il conflitto tra il re e la vittima e per promuovere il reinserimento sociale del primo. Vie che richiedono il fattivo e collaborativo coinvolgimento delle istituzioni e della società civile, della comunità, secondo l'espressione che abbiamo usato oggi. Perciò anche della giustizia riparativa si dovrà in futuro occupare lo sportello MAP e SIT, com'è SIT? Sportello MAP e Servizi Territoriali del Tribunale di Roma. Ed è un compito anche questo non da poco. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie. E continuiamo questa veramente. Continuiamo questo approfondimento, ma prima di dare la parola al professor Bronzo vorrei intanto chiamare al tavolo anche gli altri protagonisti che potranno poi proseguire questa conversazione, dandoci ognuno l'apporto, diciamo, del proprio punto di vista, in particolare il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, che è a parte impegnata in prima linea nella realizzazione di questo progetto, e gli esponenti delle associazioni dell'ANF e della Camera Penale, che pure hanno messo in campo il loro impegno e le loro energie. Prego, professor Bronzo, intanto l'ascoltiamo. Grazie alla Presidente Palmisano. Questo accordo vuole potenziare tutta quella serie di istituti di cui abbiamo parlato, che sono riassumibili con questa formula della giustizia di comunità. La giustizia di comunità ha proprio la figura paradigmatica, però, nella messa alla prova, che è la più complessa, la più articolata delle figure di giustizia di comunità, e al di là delle sistemazioni teoriche di questa figura, che è sicuramente singolare nel nostro sistema, la Corte Costituzionale però con la sentenza 91 del 2008, Presidente Relatore Giorgio Lattanzi, 2018, ha fornito una chiave di lettura importante che la colloca e l'armonizza con i principi del sistema, ma al di là, diciamo, della sua singolarità, quello che conta oggi per l'accordo che abbiamo sottoscritto della messa alla prova è una delle sue peculiarità, cioè il fatto che questo meccanismo chiama in causa una molteplicità di attori, tutti diversi da quelli che sono i protagonisti secondo gli schemi consolidati della giustizia penale punitiva, e in fondo alla fine chiama in causa la comunità, perché ha bisogno, per funzionare bene, fin anche per funzionare,
una serie di apporti esterni al circuito giudiziario, ha bisogno di risorse strumentali e personali altre rispetto agli operatori tradizionali, ha bisogno di assistenti sociali, di medici, di imprenditori, quindi ha bisogno di una serie di sinergie, perché alla fine si regge sulla capacità proprio dei territori di accogliere queste persone ammesse a sperimentarsi. Ora, le statistiche dei primi anni di impiego della messa alla prova per gli adulti, sapete che la messa alla prova è fortunatamente, per la messa alla prova è prevista un'attività di relazione periodica al Parlamento, quindi è un istituto che noi possiamo osservare nel suo divenire e nella sua applicazione pratica in modo accurato. Ecco, i dati ci dicono che i dati sono incoraggianti, ma lo sviluppo dell'istituto però è chiaramente non omogeneo sul territorio nazionale, perché il nord per esempio registra dati nettamente migliori rispetto al centro e al sud, c'è un picco in Lombardia che addirittura sopravanza del doppio, del triplo le regioni che sono rispettivamente al secondo e al terzo posto, cioè il Piemonte e la Sicilia. E questo gap geografico dipende anzitutto da problemi di efficienza strutturale, come si dice, cioè gli uffici di esecuzione penale esterna soprattutto, perché sono i più gravati da questi compiti, sono stati investiti da queste richieste sempre più numerose, e quindi questi apparati sono in via di rafforzamento, ma il rafforzamento e l'implementazione degli apparati richiede tempo, e invece lo sviluppo dell'istituto è andato un po' più veloce. Però il gap geografico non dipende solo dalle strutture, ma dipende anche da molti fattori di contesto che hanno a che fare con i territori, con le realtà sociali, cioè con la diversa capacità di accoglienza e di sostegno di ogni realtà sociale, di ogni realtà territoriale verso i soggetti fragili, che poi, come hanno detto tutti, sono i destinatari elettivi di questo tipo di giustizia di comunità. Il Lazio ha una performance assolutamente in linea, anzi brillante, per quanto riguarda il numero di convenzioni, che se non sbaglio da una relazione della garante dei detenuti per la città metropolitana, mi pare ricordare 500 convenzioni con gli enti, che sono una cosa fondamentale. Meno buona la performance per quanto riguarda i numeri di casi inviati alla messa alla prova. Del resto non si può fare, non ci si deve stupire, perché la messa alla prova è un modo di rispondere al reato sicuramente moderno, razionale, rispettosi dei criteri di proporzionalità. Ecco, ma è un sistema faticoso, laborioso, e testimonianza di questo è il fatto che dappertutto, in qualsiasi parte d'Italia, col crescere delle richieste negli anni, si sono diluiti dappertutto i tempi di conclusione dei procedimenti, cioè si sono allungati i tempi morti, i tempi di passaggio da una fase all'altra, e i tempi lunghi per la MAP sono per la messa alla prova per gli adulti, per non far arrabbiare il Presidente, e sono dannosi non solo perché la messa alla prova, per essere sinceri, si propone anche un intento deflattivo. Il legislatore si propone sempre un intento deflattivo quando ha introdotto i meccanismi di diversione processuale, quindi è una razionalizzazione della risposta penale, sposta la rieducazione dal carcere alla società, ma vuole pure defatigare, efficientare il sistema, e questo, quando i tempi si allungano, questo effetto defatigante si assottiglia. Ma il motivo più importante per cui bisogna anche migliorare la performance sui tempi della messa alla prova è che il fattore tempo, che è sempre importante nelle cose che riguardano la giustizia penale, nel punire in genere, è importante soprattutto quando si punisce o comunque si risponde al reato in un modo diverso dalla pena, perché punire a distanza di tanto tempo dal fatto è una cosa
assolutamente disfunzionale, ma è reputata in qualche modo tollerabile, se non altro per la parte della punizione che risponde a un desiderio, a un bisogno sociale di afflizione, purtroppo. Però invece quando noi vogliamo punire in un modo o rispondere a reato in un modo diverso dalla pena classica, allora il decorso del tempo diciamo acquista un significato ancora maggiore e ancora più disfunzionale, perché quando si risponde al reato con percorsi sociali di responsabilizzazione, di riconciliazione, di riparazione del danno, ecco, quando queste risposte arrivano dopo tanto tempo rispetto al fatto, sono nettamente meno efficaci, sia per gli autori del reato, sia per le vittime del reato, sia per la collettività, perché dopo un certo tempo gli strappi sociali, diciamo, sono più faticosi da ricucire e le fratture provocate anche alle relazioni interpersonali diventano in qualche modo irredimibili, irreparabili. Anche per le componenti riconciliative, che sono importantissime nella giustizia riparativa, è vero che occorre un tempo minimo di decantazione del conflitto interpersonale, dall'altra parte però se si aspetta troppo tempo certi conflitti si radicalizzano e il danno, diciamo, si stabilizza. E come diceva il Presidente Lattanzi, è però prevedibile un allungamento ulteriore dei tempi, perché noi andiamo incontro nei prossimi mesi, lo speriamo, a un'implementazione di queste misure di comunità e segnatamente della giustizia riparativa, perché la riforma Cartabia, come ci dice il Presidente, richiede che la messa alla prova sia potenziata, perché è molto ampliata la platea dei reati suscettibili di questo tipo di trattamento, fino a 6 anni, purché con l'unica condizione che i reati si prestino a percorsi di risocializzazione o di riparazione. Poi vedremo come i decreti legislativi declineranno questa caratteristica, ma sicuramente ci sarà un ampliamento e allora il sistema si deve attrezzare e soprattutto l'apparato dell'esecuzione penale esterna va coadiuvato, va supportato, proprio perché tra le altre cose la precocità di intervento nella BAP è importantissima. Ecco che è disfunzionale pure un altro dato che ci dicono le statistiche, è che oggi la messa alla prova solitamente si richiede a processo ormai iniziato, a processo già iniziato. Il 20% soltanto del totale delle richieste di messa alla prova arrivano, sono presentate nella fase delle indagini, e questo depotenzia sia l'effetto deflattivo che l'effetto riabilitativo di risocializzazione. E per questo motivo la riforma Cartabia prevede che la MAP sia attivabile anche a richiesta del pubblico ministero, e questo perché proprio dovrebbe, secondo me, propiziare un accesso anche più precoce del meccanismo sospensivo, e quindi anche questo sfida il sistema a una rapidità di risposta, a una rapidità di intervento. L'altro grande tema che riguardato dall'accordo è il lavoro di pubblica utilità, che certamente diciamo, ha molto a che fare con la messa alla prova, sapete che è un contenuto necessario, ma non si esaurisce con la messa alla prova, perché il lavoro di pubblica utilità è una caratteristica di tante altre risposte, la sospensione condizionale condizionata al lavoro di pubblica utilità, quindi anche al di là della messa alla prova, ma il lavoro di pubblica utilità presenta la stessa caratteristica della messa alla prova, è un sistema, un meccanismo che ha bisogno di sinergie, di collaborazione fra vari soggetti e dell'apporto e della capacità di accoglienza e anche di intrapresa economica dei territori. E anche il lavoro di pubblica utilità, come appunto già è stato detto, ci aspettiamo richieda uno sforzo organizzativo maggiore, perché dovrebbe aumentare in quanto è compreso fra quelle sanzioni sostitutive che dovrebbero rivivificare le vecchie sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, che dovrebbero acquistare valore in questa nuova configurazione della riforma Cartabia, e sicuramente fra le misure che rappresentano queste sanzioni sostitutive, che sono la più importante, la più qualificante anche dal punto di vista
del valore educativo è il lavoro di pubblica utilità, secondo me. E questo lavoro di pubblica utilità, utilizzato come alternativa al carcere dal giudice di cognizione, ha una caratteristica, diciamo, favorevole, che rispetto al lavoro di pubblica utilità che noi conosciamo oggi, per esempio in sede di esecuzione penale, mentre di quello ogni tanto si incontrano su quello delle perplessità, perché in un sistema penitenziario che non riesce ad assicurare lavoro retribuito, lavoro in senso tecnico, la paura è che il lavoro di pubblica utilità in questo panorama, diciamo, di scarsa offerta trattamentale diventi, diciamo, non una, frutto di un'adesione davvero spontanea, quindi partecipata, ma diventi un modo per i detenuti di fuggire all'ozio carcerario, all'inerzia carceraria, perdendo gran parte del suo significato. Secondo me queste perplessità possono essere vinte e non sono fondatissime, richiedono soltanto, certo sono fondate, ma richiedono soltanto una cautela applicativa particolare. Ad ogni modo le perplessità che accompagnano il lavoro pubblico, il public work dei detenuti, non, invece non riguardano questo tipo di lavori di pubblica utilità, che è un lavoro stavolta schiettamente penale, perché sostituisce una pena e quindi si sicuramente potremmo chiamarlo lavoro penale, ma è un lavoro di pubblica utilità senza l'afflizione della carcerazione, e quindi è un lavoro, è un'attività nella quale l'effetto rieducativo del lavoro come strumento di autoaffermazione personale e più ancora del lavorare per gli altri, del concetto di lavorare per gli altri, possono esplicarsi senza problemi. Ovviamente anche qui c'è bisogno di investire e di fare rete. Questo accordo si propone per la messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità, sicuramente prima di tutto una circolazione di informazioni, ma anche attraverso il protocollo operativo che abbiamo detto che è già risalente ma è stato perfezionato, anche la semplificazione delle procedure attraverso una certa negoziazione delle regole processuali tra i soggetti interessati, tutte le volte che ovviamente le norme di legge consentano un aggiustamento, una negoziazione, cioè l'idea è quella di studiare accorgimenti, aggirare ostacoli nella procedura, e a volte basta poco. Pensate che ad oggi gli appuntamenti all'ufficio dell'esecuzione penale esterna per sottoscrivere il programma di trattamento ad oggi sono fissati al 1 agosto. Il nuovo protocollo prevede, secondo me assai saggiamente e opportunamente, la possibilità di sottoscrivere il protocollo di trattamento già in udienza, per dire, per fare un esempio di come piccoli accorgimenti possono sicuramente fluidificare la procedura e ridurre i tempi. A questa rete per le misure di comunità l'Università La Sapienza si ripromette di partecipare in tutti i modi in cui può farlo, anzitutto dando il proprio contributo nella formazione e negli aggiornamenti degli operatori rispetto a meccanismi nuovi, spesso quasi sconosciuti, pensiamo appunto a quelli che si accennavano della giustizia riparativa, non tanto delle forme, diciamo, prestazionali di giustizia riparativa, di quelle che forse faremmo meglio a chiamare condotte riparatorie, ma che, diciamo, sono più maneggiabili dagli operatori. La formazione, diciamo, più accurata è necessaria per le forme di giustizia ristorativa, come giustizia di relazione, cioè quella giustizia riparativa che ambisce proprio molto più impegnativamente a risanare i rapporti, a riparare le lesioni che il reato causa nelle persone, cioè nella persona dell'autore, nella persona della vittima e anche nella collettività. L'università cercherà di assistere anche le amministrazioni, per esempio nella valutazione dei livelli di rischio e di bisogno delle persone che richiedono o si trovano a beneficiare di una misura.
Diciamo per esempio per lo sportello l'idea era quella di coinvolgere allo sportello MAP o servizi integrati anche i tirocinanti, gli studenti, i laureati che frequentano master di area criminologica, che possono affiancare i funzionari web e gli avvocati che fanno un lavoro egregio allo sportello, ma che appunto necessitano di aiuto, e questo è un modo per cui i giovani laureati possono fare un'attività per loro altamente formativa, ma contribuire a un'attività davvero preziosa, e domani lo saprà ancora di più, quello dello sportello MAP. Ed è un modo per l'università di contribuire proprio come parte della comunità a una giustizia che si realizza, si invera fuori dalle aule giudiziarie, fuori dai padiglioni penitenziari, ma appunto nella comunità. Grazie per l'attenzione. Grazie professore, perché al di là sicuramente dell'impegno nella continua formazione che dovremmo mettere in campo, però il sostegno principale per noi viene da questi approfondimenti scientifici, perché è questo che per noi ci fa tenere la barra dritta per come operativamente maneggiare questi che sono strumenti nuovi anche per noi magistrati, e soprattutto nuovi per chi entra nel mondo della giustizia da ambienti totalmente diversi, che con il nostro linguaggio forse ha più difficoltà di interagire. E per questo, intanto, per dare un'alternanza di voci, chiamerei, e poi perché credo che dobbiamo liberarla presto, a un breve intervento il direttore del Dipartimento di Salute Mentale. E per l'esecuzione penale esterna, ecco, intanto Antonella mi... A posto mio. No, c'è bisogno che nessuno sia. Ok. Grazie di essere qui. Volevo ringraziare in particolare Roberta Palmisano. Senza di lei non saremmo qui nessuno di noi, e credo che lei abbia fortemente voluto questo progetto, questo accordo, e anche mi sembra in un interesse fortemente condiviso da parte di tutti. Qual è il presupposto per cui un'azienda sanitaria, in particolare un dipartimento di salute mentale, si occupa di questo? Allora, innanzitutto partiamo da una considerazione clinica, molto lontana dalle considerazioni giuridiche che ho appena ascoltato, cioè il fatto che noi siamo di fronte oggi ad un quadro epidemiologico che è dominato dalla comorbilità, in particolare tra sostanze e disturbi mentali. Se consideriamo la popolazione di Regina Coeli, in questo momento noi abbiamo circa il 50% dei detenuti che hanno un problema di sostanze, dipendenza, addiction, a seconda delle circostanze, e almeno un 30% di persone, di detenuti, che hanno un problema mentale. Dai più gravi a quelli invece legati in modo più strettamente reattivo alla condizione di detenzione. Quindi è chiaro che stiamo parlando di un problema che attraversa profondamente l'ambito della giustizia e che quindi non può vederci spettatori in questa situazione. Non solo, noi abbiamo strutturato e stiamo strutturando un'organizzazione nuova di fronte a questi bisogni nuovi, e quindi una organizzazione estremamente integrata anche tra le diverse aree, e quindi non più legata a classificazioni nosografiche antiche, ma a dimensioni psicopatologiche trasversali. E questa è la logica con la quale noi vogliamo dare il contributo a questo progetto. Vorrei anche aggiungere che un altro aspetto che è stato riportato da molte persone che mi hanno preceduto è il discorso del tempo. Allora, adesso ultimamente, poi adesso proprio l'intervento del vicepreside, mi sembra che il tema del tempo e dell'attuazione di misure sia un tema centrale, e lo è anche in clinica. Gli interventi precoci oggi in tutti gli ambiti, soprattutto in salute mentale, sono considerati più efficaci.
perché intervengono prima che si strutturino quelle condizioni che sia sul piano penale che sul piano medico o psicologico poi rendono più difficile restituire la persona ad una condizione o di salute o comunque di reinserimento sociale, che è poi l'obiettivo che abbiamo entrambi, perché ricordiamoci che i disturbi mentali sono fondamentalmente disturbi della socialità. E quindi in questo senso, in modo molto esteso ed ampio, parliamo veramente la stessa lingua. Allora, rispetto al protocollo, io non voglio entrare poi direttamente nell'aspetto operativo, perché tra l'altro qui sono presenti Adele Di Stefano e Maria Rosaria Barbera, che hanno collaborato proprio per la stesura e per la definizione operativa di questa cosa, di questo progetto. Però ritengo che gli aspetti fondamentali quindi siano legati innanzitutto al fatto che con questo sportello noi cerchiamo di ridurre il tempo, e quindi questo ci permette un intervento precoce ed integrato. Non solo, avere questa opportunità ci dà la possibilità di mantenere una continuità di intervento con le persone che già sono in carico ai servizi e di evitare quindi una sorta di inizio in realtà falso di un trattamento, quando invece possiamo semplicemente dare modo al trattamento già in essere di proseguire in modo adeguato. Quindi anche in questo senso il fatto di lavorare direttamente con le persone in arresto, anche per dire, senza che poi ci sia una vanno in udienza per direttissima, ecco, questo credo che sia un aspetto che ha una rilevanza, ripeto, sia di tipo penale, giuridico, che dal punto di vista, diciamo, sanitario, per noi è assolutamente fondamentale. Non solo, ci sono patologie che sono connesse, anche quando non comportano un'incapacità a intendere di volere, cioè una non punibilità, con il rischio di recidiva di reato. E quindi anche questo rappresenta un elemento di convergenza di interessi tra il mondo della giustizia e il mondo della sanità. Per concludere vorrei anche dire che il Dipartimento di Sovrintendenza della Roma 1 è coinvolto, ma questo, ed è l'unico dipartimento in questo momento della Regione Lazio che è coinvolto in questo progetto, però non vogliamo fare i primi della classe, vogliamo mettere a disposizione di tutti i servizi sanitari della Regione questa sperimentazione, in modo tale che poi, anche sulla base delle considerazioni che faremo e degli esiti di questo progetto, questo possa ampliarsi e diventare una prassi comune a tutti i servizi sanitari e giudiziari della Regione. Sotto questo punto di vista il rapporto con il tema del penale, cioè, è per il Dipartimento, io dirico, molto rilevante, e quindi noi siamo per esempio coinvolti anche nel tema della violenza di genere, dei sex offender, e anche per quanto riguardava quello che poi è stato detto prima dal Presidente Emerito, il tema della giustizia riparativa, che ha una valenza e una componente anche di carattere, diciamo tra virgolette, terapeutico, molto rilevante. Aspetti in cui la dimensione terapeutica e quella educativa o rieducativa sono molto molto a contatto. Grazie. Grazie perché con questo puntuale ed efficacissimo intervento si sono toccati due mondi esattamente nei punti in cui è importante che interagiscano per arrivare ad obiettivi che sono assolutamente comuni. Sono stati toccati tutti i punti a partire dalla giustizia riparativa, che è quello più difficile da cogliere. Soprattutto io penso su quello ci vorrà davvero un cambio di passo anche al nostro interno della magistratura, perché sono strumenti di cui ancora non afferriamo nemmeno concretamente come possono essere attuati o realizzati e declinati. Per cui grazie, grazie davvero. Allora, continuiamo il nostro dibattito, perfetto, allora non la trattengo. Alternando le voci passiamo all'avvocatura e poi però darò la parola anche alla collega Minunni, che oggi rappresenta il Dipartimento dell'Esecuzione Penale Esterna. Abbiamo avuto due problemi concomitanti di salute che hanno toccato il capo Dipartimento Gemma Tuccillo e il direttore generale, ma insomma.
Adesso però l'avvocato Scialla, che ci ha seguito in tutti i nostri passaggi, rappresenta oggi il Consiglio dell'Ordine. Grazie Presidente, io sono felicissimo di essere qui e di essere in questo contesto. Per chi come me ha partecipato al primo tavolo della messa alla prova e sono passati tanti anni, mi sembra che è stato fatto un passo enorme. Come dire, all'inizio gettavamo il cuore oltre l'ostacolo, avevamo idee, ma non avevamo mezzi. Oggi sono rimasto veramente colpito favorevolmente, tutto il tempo, tutto il lavoro che abbiamo fatto, devo dire anche da parte dell'Ordine, gli investimenti economici ora tornano alla luce e portiamo a casa un dividendo importante, ecco. Perché l'Avvocatura sostiene convintamente l'istituto della messa alla prova. Lo abbiamo visto, appunto, l'ho detto poc'anzi, con lo sportello, ma in qualche modo lo ha sempre fatto. Io ho avuto la fortuna nel 2010 di partecipare per conto del CNF a la stesura di un documento insieme all'allora vicepresidente, l'organismo unitario dell'Avvocatura, su quello che erano poi desiderata dell'Avvocatura per il processo penale. Devo dire che molto di quel decalogo negli anni è stato attuato, ma noi puntavamo in particolare sull'esperienza positiva che avevano dato gli articoli 27 e 28 del codice del processo penale minorile. Facevamo un discorso di questo tipo: se, ove applicato ai minori, comportava una riduzione della recidiva di circa il 30%, ma perché non intervenire anche nel processo ordinario? Perché non esportare in un mondo diverso, certo, più strutturato, più complesso per recepire questo tipo di messaggio, ma valeva la pena, ed era solo il 2010 quando redigevamo questo documento, insistere fino in fondo, anche perché noi volevamo dare una risposta al panpenalismo che non aveva, diciamoci la verità, fornito i risultati sperati. Il sistema si era inceppato, c'era una grande incertezza sull'applicabilità delle sanzioni che variavano da foro a foro nelle varie zone geografiche. Bisognava tener conto della prescrizione che faceva da padrone. Allora noi dicevamo che occorreva parlare un linguaggio diverso che non sostituisse, per carità, quello della la sanzione, ma che ad essa si accompagnasse per fornire una migliore risposta al fenomeno della devianza prima e della criminalità poi. Aggiungevamo in questo documento che in un'epoca in cui il trattamento sanzionatorio personalizzato e mirato sul singolo, perché questo è il significato più corretto e costituzionalmente orientato di pena, anche per tutti i problemi che avevano dato i vari pacchetti sicurezza, li ricorderete, ogni estate era connotata dall'ingresso di uno di essi, si poteva intervenire solo per sopperire, appunto, con degli interventi calibrati che mirassero, come nel processo minorile, più al recupero che alla punizione. Quindi ipotizzavamo un sistema parallelo a cui ricorrere in determinati casi nei quali era più utile alla società e all'autore del reato seguire e monitorare in qualche modo l'autore del reato anziché punirlo. Poi ho ascoltato con interesse le statistiche. Com'è nato lo sportello della messa alla prova? Nel dicembre del 2017 il Sole 24 Ore fece delle interviste e gli ordini di Milano, Roma e Palermo per confrontare i dati. Quando risposi io per Roma, i dati non erano buoni, i dati erano molto bassi. In qualche modo la domanda tendenziosa era: ma forse sono bassi perché
a livello culturale, a livello di impatto, a livello di convinzione intima anche dell'avvocatura, non c'è questa visione moderna, europea, diversa del, di qualcosa da affiancare al processo penale classico. Io risposi con sincerità, dico, non credo proprio, l'avvocatura capitolina è all'avanguardia sotto questo profilo, credo sia più un problema legato agli enti locali. Del resto io lo sapevo bene, perché avevamo provato a strutturare, come si era fatto ad esempio a Latina, un procedimento di mediazione penale presso i minorenni per un problema legato agli enti locali, alla creazione di una struttura, di una stanza dove poter fare questa mediazione, che non si è trovata, non partiva al Tribunale dei minorenni. Ed allora da lì il Presidente del Tribunale dell'epoca, il Presidente Monastero, lesse l'intervista, ci incontrammo e pensammo di facilitare questo compito. E allora l'idea era, se noi portiamo lo sportello in tribunale, se malleviamo in qualche modo l'avvocato dalla responsabilità, dal rischio dell'insuccesso, ma per che cosa? Mica nel merito, sotto l'aspetto strettamente materiale, se noi facciamo vedere all'avvocato come si fa e lo rassicuriamo, i numeri saliranno. E fortunatamente è andata così. Poi certo, se non ci fossero state Camera Penale ed ANF con il loro supporto costante, se non ci fosse stato il grandissimo impegno dei servizi sociali, noi abbiamo toccato con mano che significa lavorare in pochi, perché hanno fatto delle cose straordinarie, noi possiamo solo essere grati, le abbiamo aiutati assolutamente. Ora io rivedo un po' quella che è l'impostazione della relazione che avevo impostato, perché vorrei lasciare spazio a chi se lo merita, perché abbiamo condiviso, parlo delle associazioni in particolare questo momento. Vorrei concentrarlo un po' sotto l'angolo prospettico del difensore, perché come in questi anni noi ci siamo anche chiesti, più volte abbiamo trattato il tema, anche solo con il Presidente Palmisano, almeno ci saremmo confrontati 3 o 4 volte nel corso di questi anni su questi temi. Anche per il difensore si presentano problemi importanti, come interagire con il proprio assistito per accedere alla messa alla prova, indurlo al riconoscimento della propria responsabilità per accedere al beneficio. Non operare in tal modo, richiedere lo stesso l'istituto, agire strumentalmente per beneficiare dell'istituto. Ecco, io credo che invece il difensore non debba assolutamente forzare la mano, ma impegnarsi proprio a far comprendere all'assistito la potenzialità della messa alla prova, perché anche noi, sembrerà strano, non solo la magistratura, siamo chiamati a fornire in qualche modo un giudizio prognostico sulla possibilità che ha il nostro assistito di reinserimento nel sistema sociale. E quindi gli assistenti sociali diventano importantissimi, perché sono lo strumento, in qualche modo il riferimento con il quale dobbiamo relazionarci, perché in quella materia ne sanno sicuramente di più e possono darci una mano. Abbiamo affrontato diversi problemi, io ricordo già nel processo minorile, quando decidere per la messa alla prova, perché in qualche modo si richiedeva dal Tribunale dei minori una decisa presa di distanza, no, dal comportamento illecito. Quando c'era, dicevamo noi, dovevamo accelerare questa spinta catartica verso il recupero sociale e favorire la composizione con la vittima del reato per evitare che il ripetere di questi episodi. Ma esistevano tutta una serie di problemi che fortunatamente non ci sono stati, perché lo strumento legislativo ha evitato questa problematica, ma io ricordo le battaglie che facevamo quando un imputato minorenne riconosceva una parte dell'addebito e non quella complessiva. Che si faceva? Il tribunale spesso, col tribunale eravamo costretti anche a trovarci in posizioni di contrasto, perché
poteva succedere in una contestazione plurima che il minorenne si riconoscesse responsabile di una delle ipotesi, ma non del tutto. E allora noi abbiamo sempre detto che per addivenire alla messa alla prova ci deve essere la massima collaborazione, perché poi fra l'altro è un percorso che fa soffrire tutti, fa soffrire la famiglia, fa soffrire chi la pone in essere, fa soffrire il difensore. E quindi se ci sono delle remore, delle contestazioni di fondo, è bene affrontare senza dubbio il processo e non ricorrere a questo strumento. E poi un richiamo che più volte ho fatto, e approfitto anche ora: l'avvocato deve comprendere quanto è importante, ma anche quanto è costoso, non solo in senso economico, questo strumento. Diciamoci la verità, non è che possiamo fare infinite messe alla prova. Quindi noi dobbiamo avere da un lato l'accortezza, dall'altro la modestia e la prudenza di dire: se io spingo una persona che non può fare la messa alla prova, che non ha le condizioni, che non ci riuscirà, io la levo ad un'altra persona che invece avrebbe le condizioni per farlo e per maturarla positivamente, perché sui dati che ho ascoltato con molto interesse, che coincidono totalmente con quelli che avevo io, c'è un passaggio di cui possiamo essere fieri, che la percentuale nostra di successo è elevata. Quindi voglio dire, forse come numeri ne abbiamo inferiori rispetto ad altri fori, ma la percentuale poi di successo è decisamente buona. Questo significa che abbiamo compreso che questa è un'energia preziosa che non va sprecata. Vado a chiudere, dicevo rapidamente, per lasciare spazio agli altri. Qual è il ruolo del difensore? Io qui ho vicino due presidenti di importantissime associazioni e come me loro sanno che ogni tanto noi siamo costretti a difenderci, no? nei dibattiti, perché qualcuno vede questi strumenti e anche il ricorso che ne può fare il difensore come una sorta di ridimensionamento. Qualcuno ha parlato di segnale strisciante di affermazione della degiurisdizionalizzazione tanto temuta dai nostri colleghi civilisti. Ecco, io la penso assolutamente diversamente. Io credo invece che noi dalla messa alla prova avremo un premio, che è quello della specializzazione. Gli strumenti del difensore saranno molteplici e si impernieranno sul tecnicismo. Il futuro, secondo me, premierà questo avvocato più preparato e che ha più mezzi, che conosce anche questo settore e che verrà chiamato, dicevo, a qualcosa di straordinario, un giudizio prognostico, a scelte sempre più importanti e decisive da affrontare con grande responsabilità e senso del ruolo. Ma noi stiamo guardando già oltre la messa alla prova e io, nel vedere il presidente Palmisano, penso a quel tavolo di lavoro che a me interessa tantissimo, organizzato dalla presidenza del Tribunale con tutti gli enti che erano presenti oggi, gli enti locali, che è quello partito recentemente ma al quale affido grandi prospettive, cioè il recupero dell'autore di reati di violenza di genere. Insieme a un'altra cosa che abbiamo fatto come consiglio, cioè dopo 2 anni di corsi, ma non perché c'è stata la pandemia, quindi abbiamo rallentato, noi abbiamo formato 100 mediatori penali, un argomento completamente diverso che non tocco in questa sede perché so che anche la logica e la filosofia di fondo è diversa. Però io credo questo, che avere più di una risposta alla commissione del reato senza rimanere sempre e comunque ancorati a quelle risposte classiche che si davano all'apice del panpenalismo significa aver fatto dei passi avanti da gigante rispetto a dove siamo partiti e ci consentono di guardare con un certo ottimismo al futuro. Grazie. Grazie. Grazie avvocato per questo suo intervento.
il mio arrivederci è a domani, perché continueremo a lavorare. L'osservatorio è questo, per noi è diventato un luogo veramente di consuetudine, di collaborazione, ed è importantissimo. Dicevo poco fa che la dottoressa Gemma Tuccillo e la dottoressa Castellano non sono qui, e mi dispiace molto, perché loro sono il cuore pulsante e sono state l'anima dell'avvio di questo percorso. Se penso alla collega Tuccillo, penso all'umanità che ha portato sempre nei percorsi della sua carriera, che è riuscita ad interpretare proprio quella sinergia e comunicazione di conoscenza tra il settore minorile e il settore dell'esecuzione penale esterna, che sta alla base della creazione del suo dipartimento, ma è alla base anche di tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato questa sera. E di Lucia Castellano non posso dire altro che quella energica forza di propulsione vulcanica, riuscita anche nei momenti di maggiore crisi a far venire fuori il meglio degli uffici di esecuzione penale esterna, perché riesce a coinvolgere con una forza che è notevole. Adesso la collega Minunni ci darà la loro testimonianza. Allora, grazie mille, Roberta. Allora, io porgo quindi i saluti sia del capo dipartimento, quindi della dottoressa Tuccillo, che purtroppo quindi ieri non è stata bene, quindi oggi non stava quindi assolutamente bene, quindi a malincuore oggi non è presente, e anche della dottoressa quindi Castellano, che ha avuto quindi un problema di salute anche lei. Io sono al dipartimento da un anno e sono un magistrato. Lo dico proprio perché al termine di questo incontro molto interessante, effettivamente la sinergia tra la mia formazione quindi giuridica, la mia sensibilità giuridica, in questo anno si è arricchita moltissimo proprio dal partecipare, dal vedere, dal vivere dal di dentro tutte le dinamiche del sociale, quindi dell'esecuzione quindi penale esterna. E quindi io sono arrivata lì con la mia esperienza un po' settoriale di quelle che erano i problemi, le problematiche e le esigenze di un giudice in udienza. Ho visto finalmente l'altro mondo e ho capito ancora di più questo protocollo, ho capito ancora di più questo incontro di sensibilità, e la cui presenza è fondamentale, cioè nel senso quindi l'aspetto quindi del mondo giuridico, quindi l'avvocatura, i magistrati, l'aspetto del sociale e l'aspetto sanitario sono fondamentali per realizzare un unico obiettivo. Faccio anche parte della commissione Cartabia per la riforma del processo penale e mi sto occupando della giustizia riparativa. Ho sentito parlare molto oggi. Che sarà un impatto molto forte. Anche lì la commissione è composta da tante sensibilità, da tante esperienze, e anche lì c'è una componente tecnica, ma ci sono anche quindi chi lavora nel campo da una vita, si può dire, e che ha una visione anche lì molto settoriale, per cui forse entrando con molta umiltà e con molta anche sensibilità, ovviamente questo ci accomuna tutti, e alla fine dopo 6 mesi, perché la settimana prossima siamo in scadenza, dovrebbe uscire quindi un certo prodotto, che non voglio dire banalmente frutto di compromesso, perché è una brutta parola frutto di compromesso in generale. Si è cercato di tener conto di tante esperienze e di tante esigenze, perché chiaramente il mondo della giustizia riparativa come disciplina organica, se viene vista soltanto come mondo a sé, risponde a certe regole. Se invece quindi lo si riporta, e anche quindi io mi trovo al dipartimento, io ho fatto tutto un altro discorso, però effettivamente è importante anche questa mia doppia veste in questo ambito, no? Concreta, e quindi vedendola dalla come
cioè nel senso nella prospettiva di un impatto, perché sarà un impatto molto forte sul processo penale, che è diverso da quello minorile, e che a volte, quindi mi ascoltavo con interesse l'avvocato, e a volte di questo non si tiene molto conto, perché la finalità di un processo quindi minorile è in se stesso, cioè nel senso tutto quindi risponde a questa chiaramente esigenza di educativa, formativa e riparativa, ma sempre finalizzata quindi al minore che è in fieri. Nell'ambito del processo ordinario di cognizione le dinamiche, come tutti noi sappiamo, sono altre, e quindi è difficile. E sarà molto importante, perché il Ministro ci crede tantissimo, quindi in tutte queste forme di giustizia riparativa in senso ampio, quindi le misure alternative, la MAP che arriva quindi a 6 anni, quindi diciamo c'è una sorta di stravolgimento cui noi stiamo cercando tutti come operatori diciamo del diritto, io sono qui in un'altra veste, però diciamo quindi operatori del settore dobbiamo cercare di star dietro, perché ci vuole una formazione, cioè per tutti noi, una formazione che deve essere in sinergia, perché quello che io ho capito è che la mia impostazione, che in qualche modo c'è e ci deve essere, cioè dopo 23 anni di magistratura non può non esserci, può essere d'aiuto, non deve essere limitata, ma deve essere comunque complementare a chi è dall'altra parte, che effettivamente anche lì si fa fatica ad aprirsi. Cioè io ho visto mondi mediatori che veramente hanno delle scuole di pensiero molto forti e anche lì fanno fatica ad entrare in questo mondo. Il protocollo che io adesso quindi ho visto quando sono entrata al Dipartimento, chiaramente quindi era un qualcosa già predisposto, per cui io ne ho preso atto, l'ho letto con molto interesse, e è ovvio che adesso leggendolo, oggi quando la Presidente mi ha delegato a essere qui, l'ho riletto, e devo dire l'ho riletto con altre emozioni e sensazioni, cioè nel senso quindi è frutto veramente quindi di una sensibilità molto forte da parte di tutti, cioè il prodotto è veramente il prodotto di tutti, cioè nel senso quindi anche nel momento in cui uno esercita la funzione di giudice, nell'applicare quindi la pena, una misura, quello che sarà, perché chiaramente il processo quindi comporterà altre quindi dinamiche, altre soluzioni, giustamente bisogna avere come punto di riferimento l'individuo, la situazione, cioè nel senso effettivamente anche il soggetto vulnerabile, ma non solo un soggetto vulnerabile, che poi alla fin fine tutti possono diventare vulnerabili, cioè chi impatta con il sistema giudiziario diventa vulnerabile anche se deve fare una testimonianza, cioè per dire, è una situazione comunque difficile. E bisogna chiaramente andare al di là del momento repressivo, dell'applicazione di una pena detentiva in quanto tale, cambiare la mentalità, certo, partire da un presupposto che la pena deve essere comunque un qualcosa di certo, perché sennò viene meno anche la credibilità all'esterno, e quindi questo poi alla fine comporta tante quindi problematiche concrete. Io vedo veramente tanto impegno, tanta difficoltà nel entrare e modificare un certo sistema quindi ordinamentale. Su questo indubbiamente sì, ma è ovvio, sta cambiando totalmente quindi l'approccio. Appunto questo accordo che è iniziato, come dicevate voi, io con molta diciamo così interesse e umiltà ho osservato, però è stato in qualche modo precursore quindi di quello che è stato tutto un sistema di riforma, perché al di là di tutto è andato in avanti su un sistema che poi ha portato alle misure alternative, alla giustizia riparativa, alla MAP fino a 6 anni, vabbè, salvo le però insomma in qualche modo un'apertura molto forte, e quindi è molto
molto importante, quindi il protocollo si inserisce anche nello sportello, anche lì ha consentito in ogni caso di, con il discorso del tempo, con il discorso anche di facilitare poi determinati interventi sul posto, perché poi vedendo e parlando quindi insomma con chi si è occupato, in qualche modo il Tribunale di Roma è stato il primo in Italia a e per numeri insomma alla fine non era un progetto facile, indubbiamente. E la, quindi io penso che lavorare in sinergia, mettere a disposizione le competenze che ciascuno ha nel rispetto della propria formazione, perché è ovvio quindi che non bisogna, cioè, sempre approcciarsi con la, con la voglia di conoscere, perché io devo conoscere l'altro per poterlo capire e l'altro deve voler conoscere quindi me per poter fare un discorso diciamo più giusto quindi possibile, perché alla fine è molto importante. Io ritengo che ci sia il rispetto, quindi l'obiettivo deve essere comune, cioè cercare di rispettare l'individuo, chiaramente rispettare la certezza quindi della pena comunque, che deve essere più giusta possibile, ma una pena ci deve essere, perché sennò veramente c'è una sorta di delegittimazione insomma, quindi i sistemi sociali devono essere adeguati, perché è chiaro che in questo momento si chiederà tantissimo all'UEPA in primis, perché i numeri non sono poi tanto per rispondere ad una domanda. Prima sentivo delle statistiche, io ho fatto 10 anni il GIP a Roma, quindi è chiaro che porto la mia esperienza. Negli ultimi anni, sono andata via da un anno, ma insomma lo vedo anche adesso con i colleghi, al GIP le domande di messa alla prova sono cresciute in maniera esponenziale, cioè nel senso effettivamente. E questo da una parte mi fa piacere, perché vuol dire che c'è stata una sensibilizzazione, una conoscenza, una forma anche di professionalità, come diceva lei, avvocato, che è fondamentale per comprendere certe dinamiche, esatto. E penso che sarà così ancora di più da settembre quindi in poi. E io mi auguro, cioè, che appunto tutti insieme, con l'unico obiettivo che è quello del cercare, creare, individualizzare dei progetti che siano il più adeguato quindi possibile al soggetto, all'individuo e alle esigenze che un individuo, sia poi alla fine quella che è la nostra finalità come operatori to cure in generale. Grazie. Grazie, grazie. E allora lascio la collega che oggi rappresenta il Dipartimento anche con un consegno, diciamo, alla collega, anche il proseguo dell'impegno anche sul livello della formazione. È rimasto con noi fino a poco fa il direttore generale della formazione, a metà tra DAP e Dipartimento Minori e Comunità, e credo che i programmi della formazione presso quel Dipartimento saranno strategici per la riuscita anche del nostro progetto. Da lì passerà la formazione degli assistenti sociali e quindi sarà importante, come sarà importante la scuola della magistratura per il fronte magistrati, ma io so e seguo i programmi, sono programmi già molto avanti, hanno già precorso, sì, io sarò una discente del corso sulla giustizia riparativa, per cui su quello diciamo con la presidenza del presidente Lattanzi stiamo già e colgo, prima di dare la parola all'avvocato Comi, colgo l'occasione per ringraziare della presenza fino a quest'ora tarda del presidente della Cassa Ammende, perché ha un ruolo veramente fondamentale, è già protagonista di tantissimi accordi ed è stato motore delle soluzioni più importanti che guardano ai bisogni e agli interessi dei detenuti e anche di chi è a fine pena e quindi ringrazio della pazienza e della presenza. L'avvocato Comi, ecco, oggi ci incontriamo in un fuori dalle aule di udienza ed è questo l'importanza, no? Noi siamo abituati a vederci in aula, invece è importante vedersi fuori. Grazie, a me non resta tanto da dire, perché ho ascoltato con grande attenzione gli altri interventi, mi resta però da considerare
da formulare alcune brevissime considerazioni partendo dai ringraziamenti, perché la Presidente Palmisano è stata veramente un propulsore. Non lo dico perché io non sono insomma uno che fa così complimenti di facciata, però è stato importante questo movimento che è nato intorno a questo a questa novità, a questa rete finalizzata a creare un protocollo più ampio rispetto al percorso iniziale della MAP. E il ringraziamento va in particolare, per quanto riguarda la nostra associazione, alla collega e amica Emma Tosi, che anche lei è stata una dei protagonisti dell'impegno poi anche nel diffondere queste notizie, questo percorso, questo rafforzamento di queste idee che si raccoglievano intorno a questo gruppo di precursori, perché questo è stato l'idea di pensare che si dovesse realizzare qualcosa di importante andando avanti, gettando veramente al di là il cuore, al di là dell'ostacolo. Vedo Eugenio Zini anche, che ha partecipato attivamente, e lo ringrazio per l'associazione. E diciamo che oggi è la consacrazione di un metodo di lavoro, secondo me, come regola di approccio, di un metodo di lavoro che è quello del confronto, della costruzione insieme rispetto ad una realtà dove viviamo, che è una realtà difficilissima, perché io con il Presidente della Corte d'Appello tante volte parliamo, noi abbiamo dei numeri, lo diceva prima, noi abbiamo dei numeri che vanno al di là di ogni immaginazione. Noi avremmo, se non fosse per questo metodo di lavoro che abbiamo avuto in questi anni, soprattutto durante questo periodo della pandemia, noi obiettivamente ci saremmo trovati in grandissime difficoltà. Noi siamo riusciti a portare avanti tanti risultati, e ringrazio il Presidente che ha resistito anche fino a quest'ora, il Presidente del Tribunale, dico perché tante volte ci siamo confrontati, perché abbiamo fatto un lavoro di confronto, di dialogo, spesso non d'accordo, però è normale, voglio dire, però alla fine riuscivamo a portare un risultato. E questo passaggio, questo protocollo di oggi rappresenta la base di quello che deve realizzare il funzionamento della giustizia futura, perché noi, dice Pasquale, diceva sì, è una delle finalità la deflazione, però guardate che se noi non riusciamo a far funzionare questi sistemi alternativi, la paralisi che c'è nella giustizia penale non la risolviamo in nessun altro modo. Quindi sicuramente è importante la professionalità dell'avvocato, sicuramente la consapevolezza dell'esercizio della difesa, però dobbiamo essere tutti a far funzionare questo sistema. Basta con l'isolamento dei ruoli, perché se oggi il giudice non acquisisce la consapevolezza dell'importanza di andare avanti e sbrigare queste procedure rapidamente, fissando l'udienza da giorno in giorno per cercare di smaltire queste pratiche, non andiamo da nessuna parte. Così che noi ci sacrifichiamo con questa organizzazione e con questo impegno, però da parte di tutti è necessario veramente dare un impulso serio rispetto alla situazione, a queste prospettive per le quali ancora oggi noi non abbiamo la sensibilità culturale. E appunto ben venga questo protocollo proprio a questa finalità. La finalità è quella di sensibilizzare culturalmente verso un'idea diversa di svolgimento del processo e delle finalità del processo. Però rispetto a questo, ho sentito i colleghi, guardate che noi oggi siamo all'anno zero, è inutile che ce lo dica. Noi abbiamo una situazione per quanto riguarda l'esecuzione della pena rispetto alla quale la consapevolezza che la finalità rieducativa si attua attraverso i percorsi alternativi alla detenzione è una finalità che non è circolata tra di noi. Perché l'idea che le misure alternative siano un premio e non una modalità di esecuzione diversa, purtroppo è talmente presente che ha determinato il sovraffollamento carcerario e una serie di problematiche legate anche in particolare alla fase dell'esecuzione e quindi al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Quindi ben venga questo sviluppo culturale, noi vogliamo essere protagonisti, serve, dicevo, noi avvocati vogliamo essere protagonisti e ce lo siamo detti, lo abbiamo dimostrato in questo, anche in questo forte impegno, anche perché devo dire che io ho visto le prospettive della riforma Cartabia e saremo chiamati ad un impegno veramente al di là di quello che immaginiamo oggi, per cui ringrazio ancora chi si è impegnato, chi sta lavorando e devo dire che come associazione dei penalisti romani siamo particolarmente interessati e disponibili a partecipare e ci rimboccheremo le maniche come ce le rimboccheremo tutti e quindi buon lavoro. Volevo dire, ogni volta mi colpisce il presidente Lattanzi che noi abbiamo avuto il piacere di proiettare il film L'Aulo Corse organizzato dalla Camera Penale e nel luglio del 2019 e ha colpito tantissimo, per esempio tanti colleghi all'esito della visione del film si sono avvicinati anche ad iniziative dell'associazione, perché è chiaro che noi dobbiamo colpire a livello culturale, dobbiamo sensibilizzare a livello culturale, perché se no dei parenti del detenuto, se non si diffonde culturalmente l'idea del disagio, non gliene frega niente a nessuno. Quindi questo è il passaggio necessario e la necessità di contribuire tutti i soggetti che partecipano in qualche modo allo sviluppo del procedimento. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie avvocato, perché la Camera Penale è stata fondamentale. Abbiamo ricordato più volte la nascita dello sportello per la messa alla prova. In questo momento anche se non è potuto essere qui oggi, che ringraziare il Presidente Monastero perché l'intuizione, la velocità di azione, il coinvolgimento, la vicacia è stata tutta sua in origine. Noi poi abbiamo proseguito su quella strada e il Presidente Reali ha condiviso ogni passaggio del percorso che lì è nato e poi si è pian pianino sviluppato, però si è sviluppato con la presenza costante giornaliera, perché lo sportello è aperto tutti i giorni, degli avvocati che sono l'anima dello sportello fisicamente. Do la parola adesso all'avvocato Lepre e chiudiamo così poi la nostra giornata. Grazie Presidente Palmisano, grazie a tutti per la vostra presenza e il vostro intervento, grazie a chi è intervenuto. Io mi pregio di portare i saluti dell'Associazione Nazionale Forense, della sede di Roma, in particolare dell'ANF. Voglio assolutamente sottolineare la grandissima capacità di coordinamento della Presidente Palmisano, la sua capacità di impulso per questo tema così fondamentale che ci ha visto attori di un accordo di rete che oggi abbiamo avuto l'onore, il grande onore di sottoscrivere insieme ad altre persone, istituzioni, Tribunale, Corte d'Appello, eccetera. Sono veramente felice di essere qui, ma ANF lo è perché forse non tutti sanno che ANF rientra tra gli enti che hanno una convenzione con il Ministero, proprio per accogliere le persone che vengono ammesse alla prova, indagati, imputati, che hanno la possibilità così di risolvere in maniera alternativa e direi socialmente positiva la loro vicenda giudiziaria penale. Quindi tanto più sensibile l'Associazione Nazionale Forense al tema che oggi si occupa, al tema che è al centro appunto dell'accordo di rete che abbiamo sottoscritto. Quindi veramente grazie Presidente Palmisano, ma un ringraziamento speciale lo voglio fare a Paola Croce, che è qui presente in aula e che è un po' l'anima della nostra associazione per tutto ciò che riguarda la giustizia riparativa e la messa, ovviamente la mediazione penale, messa alla prova, insomma è lei che guida la nostra associazione e con me prende parte al tavolo di lavoro e devo dire che
sempre diligentissima e preziosissima, per me una presenza assolutamente indispensabile, quindi grazie Paola. Ma voglio permettermi di ringraziare anche Graziella Colaiaco, no, che oggi non vedo qui in aula, per la Camera Penale, perché i ringraziamenti per Emma Tosi e Eugenio Zini già sono stati fatti da Vincenzo, ma mi fa piacere sottolineare che anche Graziella ha dato un grandissimo apporto, insomma, a questo nostro tavolo. Noi siamo presenti al tavolo sì nei tempi dello sportello MAP, il lunedì eravamo presenti allo sportello per le informazioni ai colleghi e agli interessati, indagati, imputati sulla messa alla prova, come la Camera Penale lo era il venerdì, quindi sì, siamo stati un pochino l'anima, me lo permetto di dire, di quello sportello, mi fa piacere, ma insieme ai funzionari ovviamente del servizio sociale, che vedo oggi anche loro, insomma, seduti davanti a me, Antonella Di Spena in particolare, mi perdonerà la funzionaria di cui non ricordo il nome, che è seduta al suo fianco, e la tirocinante che vedo anche, ma insomma, preziosissime presenze, e le persone che poi alla fine fanno quello che è il risultato finale, quindi mi faceva piacere veramente molto ringraziarli. Io devo dire che sono particolarmente felice, lo dico veramente in maniera del tutto serena, ma con grande ottimismo, della presenza attuale della nostra ministra, la professoressa Cartabia, perché effettivamente a mio avviso ha una lungimiranza in materia appunto di risoluzione, chiamiamola così, delle vicende penalistiche, che è veramente costituzionalmente orientata, diciamo così, quindi ne sono veramente fiero, e dal 2014 devo dire che questo percorso, insomma, è iniziato bene, con misure di definizione del procedimento penale che premiano appunto la funzione rieducativa rispetto alla funzione retributiva. Non uso il premiano per far arrabbiare Vincenzo Comi, ma perché voglio sottolineare appunto che sono che seguono, diciamo, quella che è veramente il dettame e la finalità costituzionale. Una pena che abbia il sapore di una mera retribuzione non è mai ben accetta da chi la subisce, soprattutto se a distanza, come diceva prima il professor Bronzo, di tanti anni, e non può essere ritenuta una sanzione giusta, perché spesso, come sappiamo tutti quanti, è inutile che io lo dica, ma lo voglio dire perché fa parte del mio discorso, spesso le vite cambiano, spesso si trasformano, e spesso la persona che viene punita non è più quella che aveva commesso il reato 10 anni prima. E invece una definizione alternativa, una definizione che possa dare la possibilità comunque di far ben comprendere qual è stato il proprio errore e definire la vicenda penale con una sentenza di proscioglimento nel caso in cui questo percorso sia portato a compimento in maniera corretta, è sicuramente una soluzione, ripeto, socialmente positiva. Quindi in questo senso dicevo che sono veramente felice della presenza della nostra ministra professoressa Cartabia, perché assolutamente porta avanti l'idea che noi avvocati, poi alla fine, ma anche i magistrati, perché non siamo discordi, diciamo, sotto quel profilo, è solo che i magistrati poi hanno una funzione istituzionale che devono rispettare, non sempre è facile anche per loro, insomma, come dire, soddisfare delle aspettative che magari dal punto di vista legislativo non sono perfettamente applicabili nel caso concreto, quindi mi rendo conto che molte volte il magistrato ha le mani legate e quindi non può fare quello che magari ambirebbe a fare perché ritiene la cosa più giusta. Ma la messa alla prova, e mi accingo a concludere, la messa alla prova è un istituto che viene apprezzato, devo dire, e diciamo così, ritenuto positivo in generale a 360 gradi dalla magistratura, perché l'andamento della messa alla prova è assolutamente positivo. Io personalmente, ma sento anche i colleghi ovviamente, a parte le statistiche ufficiali dateci prima dal professor Bronzo, ho ottenuto tantissime soddisfazioni per quanto riguarda le richieste di messa alla prova, e per soddisfazione non intendo tanto il fatto che il procedimento sia stato definito in senso favorevole per il mio assistito, quanto il fatto che poi il mio assistito non ha recidivato. Ecco. Quindi devo dire che è assolutamente un istituto che funziona e che va molto bene, ripeto, in senso positivo per la collettività, non per l'indagato imputato. Mi auguro, è un auspicio, che misure di pari grado, di pari diciamo misura, di pari natura, come l'affidamento in prova al servizio sociale, pur con le differenze che ci sono, possono avere lo stesso sviluppo. E qui ovviamente faccio riferimento al Tribunale di Sorveglianza, che
almeno qui a Roma, insomma, ogni tanto obbliga a dei confronti, e la Presidente Bertaldi lo sa benissimo perché più volte abbiamo parlato con lei di questo, sulla necessità di, come dire, di credere forse un pochino di più in queste misure, perché l'applicazione, la differenza di applicazione, diciamo, di concessione da parte della magistratura ordinaria rispetto a quella di sorveglianza, della messa alla prova da una parte e dell'affidamento in prova dall'altra, è abbastanza importante. Ecco, quindi in questo senso io veramente un auspicio, mi dispiace magari che non ci sia, ecco, la Presidente Bertaldi o chi per lei, ma mi auguro veramente che misure alternative alla detenzione, le misure alternative, quelle vere, quelle che si applicano davanti al Tribunale di Sorveglianza, possano avere lo stesso sviluppo della messa alla prova che interessa ovviamente il Tribunale Ordinario. Io vi ringrazio veramente e faccio di nuovo i complimenti alla Presidente Palmisano, perché le sue capacità di coordinamento le vedete anche oggi. Alle 5 precise abbiamo finito il nostro evento, quindi complimenti di nuovo. Prima di lascio invece la parola e la chiusura al Presidente Reali, e quindi lascio anche il mio posto al Presidente Reali, ma prima voglio ringraziare tutti voi, soprattutto per essere rimasti insieme a noi fino a quest'ora. No, ti lascio il microfono. Sì. Solo alcuni flash. Nel mio indirizzo di saluto avevo posto il problema della comunicazione, che è stato adesso rilanciato con particolare efficacia dall'avvocato Comi, cioè la necessità di far acquisire la consapevolezza di queste misure. E mi riallaccio a quello che ha detto il professor Bronzo. Io non sapevo che ogni anno deve essere presentato al Parlamento una relazione sull'applicazione della misura a prove. Allora lancio una proposta. Perché dopo la presentazione della prossima relazione, e quando ormai l'accordo di rete avrà cominciato a camminare, quindi ne potremmo apprezzare i primi risultati, organizzare insieme agli organi forensi un convegno proprio su questo. Naturalmente organizzare il convegno non significa però vincere quello che in qualche modo posso definire il muro della mancata comunicazione. E a questo proposito nei prossimi giorni mi incontrerò con il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Roma, proprio perché ritengo che il Tribunale di Roma, in genere tutti gli uffici giudiziari, debbano far sapere ciò che fanno al di là del prodotto giurisdizionale. La sentenza, diciamo, in qualche modo, se riguarda un fatto di cronaca, viene conosciuta e viene commentata, ma tutto quello che c'è dietro la sentenza non viene conosciuto. E per esempio un'attività che dovrà essere secondo me comunicata adeguatamente è proprio questa, soprattutto quando avrà cominciato a camminare a pieno ritmo. La collega poi parlava di un prossimo corso presso la Scuola Superiore della Magistratura sulla giustizia riparativa, e mi permetto di dare un suggerimento al Presidente Lattanzi. All'ultimo corso a cui ho partecipato, di cui ho uno splendido ricordo perché era pochi giorni prima dell'inizio della pandemia, nei giorni proprio in cui c'era il cambio della guida della scuola, alla fine di gennaio del 2020, fu proiettato il film sulla Corte Costituzionale in carcere, con l'introduzione della dottoressa Di Stasio, che è la responsabile dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale. E allora nel prossimo corso sulla giustizia riparativa mi permetto di suggerire la proiezione di un, non so come definirlo, documentario o altro, comunque un prodotto audiovisivo che ho visto 2 anni fa su Rai Storia e che riguardava la giustizia riconciliativa in Sudafrica. Ora, se la giustizia riconciliativa ha funzionato in una certa misura in Sudafrica, laddove il solco tra il reo e la vittima si basava su una differenza razziale, credo che potrebbe funzionare anche laddove non ci siano dei contrasti così forti come probabilmente nella maggioranza dei reati che vengono commessi in Italia.
Ringrazio ancora la collega Palmisano per tutto quello che ha fatto e quello che farà, e naturalmente ringrazio tutte le istituzioni che hanno collaborato a questo accordo di rete per quello che hanno fatto, ma soprattutto per quello che si farà, perché da oggi in poi inizia la sfida per ottenere dei risultati da quello che è stato fatto fino ad oggi. Grazie ancora, grazie Presidente Lattanzi. Pronto? Presidente, grazie. Niente, ciao. Grazie, spero di non aggrazzare tutto. Grazie, Presidente. Pronto? No, sì, mi disturbi, ti richiamo. Ciao. Sì, ciao. Buon lavoro. Grazie. Grazie a te. È andata bene, mi pare.